Allora, siamo qui con Giuseppe Clementi, Informatica Service. Due parole su come è andato il corso. Allora, il corso mi è piaciuto perché comunque è stato molto chiaro, semplice, quindi con un linguaggio molto, come diciamo, papele papele, quindi si capiva molto bene, diciamo, il concetto. E il concetto è questo, cioè non fermarsi a quello che abbiamo ora, ma guardare oltre, cercare di ottimizzare, informatizzare ed avere comunque un'idea che va oltre a quello che stiamo E facendo ora. sul controllo di gestione? Sul controllo di gestione, lì comunque secondo me è un argomento che è interessante, ma va molto approfondito, secondo me. È una cosa che comunque, come tante altre Abbiamo cose, detto, ci vuole un tutor. ci vuole un Però tutor, ci vuole. bisogna capire che è un argomento centrale. È un argomento centrale, è un argomento che va affrontato oggi come oggi, comunque diciamo, hai bisogno, diciamo, di tutto questo. Prima, cioè comunque stiamo arrivando comunque nel settore nostro, almeno, con una mentalità che comunque ereditiamo, no? Dai nostri padri, perché padre comunque ti darà della zia, con un concetto che avevo 30 anni fa di lavorare. Il cruscotto di controllo sono io, dentro la testa. Ok, l'accentramento, diciamo, delle Di mansioni, di tutto, tutto. Ok, controllo, pianificazione, io decido programmazione. quando tu devi andare a riparare questo tizio, da chi devi andare, come lo devi fare e quant'altro. Puoi dare un consiglio, lo puoi seguire, però non vengono divise le mansioni e questo è il problema. Ci vuole un organigramma reale in un'azienda. E bisogna capire di controllare. Certo, ci deve essere una persona che gestisce e controlla, ci vuole una persona che comunque dia un'indicazione, perché il titolare, il leader ci vuole sempre in Per un'azienda, forza. soprattutto in una piccola media impresa come la nostra. Comandante ci vuole sempre. Però le responsabilità e l'assunzione di responsabilità delle persone ci deve essere Questo ne abbiamo obbligatoriamente. parlato sul cruscotto di Sì, controllo, aspetto centrale. quindi ripeto un pochettino le cose che hai detto tu per fare il bello, diciamo. Va bene, grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie.